Buonasera a tutti. In questo video vi volevo spiegare brevemente che già ho detto che cos'è l'Islam puro. L'Islam puro non è né quello dei talebani né quello dell'ISIS, ma quello di Al-Hallaj. Al-Hallaj fu un vero musulmano, non rinnegò mai l'Islam, nonostante mi è stato detto che era all'opposto del profeta Maometto, ma non l'ha mai rinnegato, però è stato condannato per eresia. Era chiamato il cardatore delle coscienze, ovvero, siccome suo padre era un tessitore di lana, si diceva che Al-Hallaj capisse ciò che pensavano le persone. Fu un grande mistico e secondo me è stato anche un grande profeta, solo che non è stato capito. Ancora oggi molti lo considerano nell'Islam un eretico. In realtà egli era un vero profeta. È un vero musulmano, il suo è l'Islam vero. Non è né quello dei talebani né quello dell'ISIS, quindi quando si sente dire in televisione convertita all'Islam, purtroppo molte persone aderiscono a un tipo di Islam che non è quello corretto. Come ho già detto, ho visto anche dei video su YouTube, si vedono donne che iniziano a indossare il burqa, che aderiscono a un tipo di Islam integralista che non è vero Islam, ma è una minoranza da non confondere col vero Islam, che è quello che io vi sto dicendo, ovvero la via della non violenza. Forse io sono un'eretica, lo sto ammettendo apertamente, ma è un'eresia che permetterà ai veri credenti di vedere la Jannah. Chi è quindi che andrà nella Jannah? Chi perdona il proprio prossimo? Chi preferisce la parola alla spada? Chi ama gli altri? Chi intraprende la via della non violenza? Quindi costoro erediteranno la Jannah. E mi si può chiedere, ma allora i miscredenti, cioè coloro che non credono? E siccome questo è il Crislam, la parabola del figlio il prodigo, chi si pente andrà nella Gianna e chi non si pente, il giudizio spetta solo a Dio, non tocca agli uomini giudicare. Quindi è questo il Crislam, è una via completamente diversa da quello che viene considerato di solito l'Islam. E se volete una nuova religione che io sto predicando, lo ammetto apertamente. Mi sono fatta profetessa di una nuova religione, forse, ma questa è la vera jihad, la via della non violenza, dell'amore e del perdono. Chi la intraprende è un vero mujahideen ed erediterà la Jannah. Come ho già detto, quei terroristi dell'ISIS o quelli che si dichiaravano terroristi, che hanno fatto l'attentato a Parigi, che sono entrati in quella chiesa e hanno ucciso quel prete. Chi è che è andato nella Gianna? Il prete, la ragazzina uccisa a Parigi, non chi ha ucciso. Chi ha ucciso è nell'inferno. Quindi è una religione completamente diversa che sto predicando. Forse è un'eresia dell'Islam. Ma è questa la via di Allah. Io lo so, sento la sua luce che illumina il mio cuore, non voglio essere presuntuosa, ma è così. Quindi osservo i pilastri dell'Islam, porto l'hijab, infatti quando esco mi copro, forse ordinerò un burkini per quest'estate sperando che si possa andare in spiaggia perché non si sa, però senza esagerazione, perché la vera luce di Dio è nel cuore, non c'è nessun burka. C'è la sottomissione a Dio, il rispetto per il marito, per i figli, ma è l'amore verso il prossimo, è questa la via di Allah. Quindi che la pace di Allah sia con tutti voi. Oggi è nata una nuova religione, io ve la sto annunciando, è il Crislam, la via di Dio. Con questo è tutto, vi saluto.